adesso è un casino con questo fatto del lavoro e io gli ho detto di provare tutto perché alla fine la speranza è l'ultima a morire, quindi almeno uno ci prova, pure se va male, però almeno hanno lottato. Non riesce a trattenere le lacrime Irene, 23 anni, una figlia di 4, un compagno senza lavoro. Vivono tutti a casa del padre Mario a Monte Miletto in provincia di Avellino. Quando ha saputo del licenziamento di suo padre, tutte le sue certezze sono crollate. Sembra che non interessa agli altri, cioè buttare via 70 persone che hanno famiglia e tutto, così da un giorno all'altro non credo che ci sia tanto cuore. Mario, per una vita intera, ha lavorato qui in questo stabilimento della Mondial Group, azienda internazionale di vetrine per frigoriferi. Un mese fa l'amministratore unico ha comunicato a 71 dipendenti la chiusura dello stabile e l'immediato licenziamento. Ho pensato a tante cose, i figli, i nipoti, il sopravvivere pure per tutti quanti, per mia moglie, per me. Cioè perché poi a 55 anni non è facile trovare un altro lavoro. 71 persone entro il 3 novembre non avranno più un posto di lavoro. Mario è disperato, era l'unico a casa ad avere uno stipendio fisso. C'è con un lavoro e quindi i periodi che stiamo è difficile vivere. Figuriamoci senza un lavoro, senza uno stipendio fisso. In casa c'è da mantenere Irene con la sua bambina e il compagno che non riesce proprio a trovare un lavoro. Qui è dove dorme mia figlia con il marito e la bambina. Quindi dormono in tre? Sì. Quando vuole qualcosa, alla fine come tutti i bimbi, allora gli dico no, Soraya, guarda, non ci sono tantissimi soldini per comprare queste cose, quindi dobbiamo comprare le cose più importanti. Allora lei ha detto, quello ce li hanno nonno, i soldi, no? Quindi ho detto, però lo sai che adesso pure a nonno ci stanno un po' di problemi al lavoro. E poi c'è l'altro figlio, Andrea. 28 anni, è fatto a settembre. E comunque non trova lavoro? Non c'è lavoro. E non è finita. Mia madre ha 92 anni, ha bisogno di qualcuno, non proprio tutti i giorni, ma comunque un giorno sì, un giorno no, ci deve stare qualcuno che aiutarla e fa. Mario però non demorde, lo fa per la sua famiglia. Non lavorando nessuno, devo un po' prevedere soprattutto io, qualsiasi cosa, insomma, spese mediche, spese alimentari, un po' di tutto. E sto prendendo le gomme, che faccio? Non ho sempre le gomme.